Salve ragazzi e benvenuti a questo ultimo appuntamento settimanale con i Q&A di Evrei.it, un momento dedicato a tutte le vostre domande e interrogativi sul mondo dei videogiochi. Come vedete sono da solo perché Francesco si muove ancora tra le viscere della grande mela a provare robe e io, in assenza di altri compadres, mi ritrovo qui a rispondere, ovviamente con tutto l'amore che mi riempie il cuore, alle vostre domande. Come la va? Sono sì, Ale Ale vuol dire io e la mia personalità alternativa, che comunque è scema come me. Bene! Ciao Rockenzo, ciao Saggi, ti frugo nel frigo, Marian, McGregor, Matt Geralt, Michele, Sippore dei Popcorn, Liris, Taciturno, dove che Laconico, Squartatore, Dieghito, Einjar, Giacomo, insomma siete tanti, Lucas Festa, Morosan, ciao a tutti, El Express, ciao a tutti ragazzi, do il benvenuto a Alex il Furbo e Nomotokei, che pensavo fosse già, è con l'asterisco, quindi è un suo alter ego. Nexus, Dark Morgoth, Ertotonno, chi altri? E Mirkop993 che si è abbonato a Twitch Prime per 6 mesi. Ciao a tutti ragazzi, come la va? Sentite ancora il friccicorio per il trailer di Borderlands 3? Adesso, non parliamo dell'appuntamento di Gearbox in generale, perché c'è stato tanto alcol, secondo me, prima, dopo e durante, quindi è una cosa un po' strana. Bene, bene. Insomma, che si dice? Lucas Pesta 84, Ale, dici subito, ma questo eventuale streaming di Apple, quindi prossimo futuro Google contro Apple? No, guarda, quello di Apple è una cosa tutta diversa. Innanzitutto si limita a un preciso ecosistema, che è quello lì, ovviamente di Apple, riguarda dispositivi come possono essere tablet, smartphone e Apple TV. E poi non cerca di unire su una piattaforma quello che è il mercato multipiattaforma classico, quello lì delle console o del PC, ma propone una realtà più votata all'indie, diciamo un ampliamento del campionario di titoli che già è su Apple Store. Quindi è una cosa diversa, i titoli possono essere scaricati e giocati in locale, ci stanno partnership diverse, usciranno prodotti un po' più vari, rifiniti, un po' slegati anche dalla dimensione classicamente mobile. Però ci muoviamo dei dintorni di. Per quanto mi riguarda, in questo momento non mi sembra un'offerta che smuove molto gli equilibri del mercato. Per capire bene esattamente che direzione e che fuoco vogliono dare a questo servizio, bisognerà un pochettino aspettare, secondo me, perché per il momento risulta un po'... è chiara negli intenti, ma è fumosa come offerta in generale. Ale, ci fai un trucco di magia? Guarda, un attimo che prendo le mie carte di Borderlands, conto fino a 47 a caso e poi comincio a fare delle magie meravigliose. Bene, io direi di cominciare a leggere qualche cosa in coda al thread. Ragazzi, ve lo anticipo, sono da solo, saranno 2 ore piuttosto intense. Prendiamoci la scialla, rilassata, easy, tranquilla. Ci cantiamo una canzoncina a metà, queste cose. Non sto scattando, no, qui è tutto perfetto. Forse ti sta scattando a te, poi datemi conferma. Bene, Marco Dovakin, ciao ragazzuoli, ho una domandina per voi. Ma il gioco di From Software in collaborazione con George Martin sarebbe il Dark Fantasy? Perché ricordo che Miyazaki 2 anni fa disse che stavano lavorando, oltre a questo titolo Dark Fantasy, anche a un gioco che avrebbe spinto i fan a dire se lo stessero facendo sul serio, ed è stata proprio questa la mia reazione. Spero sempre che il Dark Fantasy sia quell'altro titolo. Guarda, caro Marco, la mia impressione, non ti sto dando né conferma né sto negando la tua idea barra speranza, è che quel titolo Dark Fantasy sia proprio
quello in sviluppo con George Martin, che da quanto insomma lasciano intuire i rumor, al momento non ci stanno conferme molto solide, dovrebbe occuparsi della scrittura della storia e ovviamente della narrazione ambientale collocata nel mondo di gioco in pieno stile From. Quindi è un supporto che secondo me, sempre teoricamente, va a colmare una mancanza che poi può essere percepita più o meno come un fardello più o meno pesante a seconda dei giocatori, però è una mancanza che effettivamente i titoli From hanno sempre avuto, ovvero una narrazione tradizionale composta in modo da avere un punto di partenza, uno sviluppo e una conclusione, quindi diciamo offerta al pubblico in maniera chiara e in maniera organica, non semplicemente distribuita nel mondo come lore. E potrebbe essere un'accoppiata interessante. So che Martin non è universalmente amato, e anche per ragioni che riesco a capire piuttosto bene, io stesso non sono un grandissimo estimatore del suo lavoro sul fronte serial, quindi che vi dico, è comunque una notizia molto interessante. Mi piace vedere, cioè, mi piacerebbe vedere quest'autore cimentarsi con qualcosa di diverso, che potrebbe anche essere nelle sue corde. Si parlava qualche tempo fa anche di una collaborazione che poi era sempre molto rumoreggiata con Kentaro Miura, l'autore di Berserk, però che tra l'altro è molto nelle corde come creativo di From, però in quel caso secondo me si sarebbe creata una sovrapposizione molto forte tra la visione di Miyazaki e quella di Kentaro Miura, che per quanto vicine magari si sarebbero andate a scontrare in alcuni versi. Martin è abituato a lavorare con team che sono esterni a, che magari producono opere derivative da quelle che sono le sue idee, le sue produzioni narrative, e quindi potrebbe comunque riuscire a innestarsi bene nel tronco delle produzioni From. Raga, è una roba tutto sommato interessante. Prima di esprimere qualsiasi genere di giudizio, io vorrei quantomeno capire che tipo di prodotto, o quantomeno se sia vero effettivamente questo rumor, questa voce. Però insomma, scusate, c'ho l'influenza. Bene, Tinus 300, buon pomeriggio tamarini baffuti del mondo videoludico. Tamarini baffuti. Speculazioni a caso su Google Stadia, abbonamento mensile con un catalogo di giochi a disposizione, stile Game Pass, possibilità di acquistare giochi non inclusi nel catalogo tramite YouTube o altro, con la stessa disponibilità di provare un gioco in maniera gratuita 1 o 2 ore. Come la vedete? Novità o qualche informazione di sorta su Final Fantasy VII Remake? No. Quest'ultima domanda, la risposta è no. Non ci stanno novità o informazioni rilevanti a proposito di Final Fantasy VII Remake, che lo vedo sempre più destinato a scavallare la soglia generazionale e fiondarsi sulla successiva, cioè su PlayStation 5, Xbox Scarlet e chi più ne ha più ne metta. Quindi, ragazzuoli, io non tratterrei il fiato per Final Fantasy VII. Così, occhio e croce. Per quanto riguarda Google Stadia, è uno dei, secondo me, dei due modelli di business possibili. Per quanto personalmente, anche in base a quello che ho visto come interazione tra l'utente su YouTube e il titolo offerto tramite YouTube, mi viene da pensare che sia un abbonamento magari a basso costo, una decina d'euro, magari anche meno, al servizio, in più l'acquisto di ogni singolo titolo su un modello che per certi versi è vicino a quello lì delle macchine da gioco tradizionali, ovvero acquistate il gioco e in più dovete pagare per il servizio online, un modello ormai adottato da PlayStation e da Xbox. Ovviamente qui non avreste nulla di concreto in casa, è chiaro, quindi questo qui è una barriera. Però per me, dal punto di vista anche del guadagno di Google
Insomma, lo vedo come il modello di business più logico, però potrei anche dire una minchiata, eh? Potrei anche sbagliare, potrebbe anche essere una roba tipo Game Pass, quindi un prezzo leggermente più alto per accedere al servizio e avere accesso alla libreria dei giochi, e i giochi assolutamente gratuiti, magari con qualche eccezione significativa. Però considerando che stanno anche investendo, e immagino non poco, sullo sviluppo, accorpare tutto in mancanza poi di una controparte retail che comunque garantirebbe una fonte di guadagno laterale e manco tanto, cioè immaginate, avete una console a casa, potete giocare con Game Pass o potete anche acquistare il titolo, e c'è gente che, molta gente che acquista il titolo perché magari non gli interessa Game Pass, quindi comunque si mantiene un volume di entrate significativo. In questo caso credo che non riuscirebbero in qualche modo a pareggiare in toto l'investimento, e quindi sia da preferire il modello di business più tradizionale tra i due, quindi più vecchio stile, stranamente, visto che si tratta di un servizio che comunque punta a rinnovare il panorama del mercato videoludico in modi che continuano a essere complementari per quanto mi riguarda, almeno nell'immediato, rispetto alla distribuzione tradizionale di titoli e console hardware. Passo un attimino alla chat, passo un attimino alla chat. Ale, Lucas Festa, ma secondo te ne abbiamo davvero bisogno nel videogioco in generale, di questi servizi in abbonamento streaming? Magari tu no, ma in generale sì, anche perché è difficile parlare di bisogno quando parliamo comunque di una cosa che non rientra nel necessario, realmente nel necessario, ok? Quindi ti potrei dire, ma abbiamo veramente bisogno di una console? O di aggiungere un giga a quella console, di RAM? Cioè, è sempre difficile dire sì, ne abbiamo bisogno, perché rientra comunque nell'ambito di un prodotto di intrattenimento. Quindi non è una necessità. Nel caso specifico è un'opportunità in più che si rivela complementare, e la sua effettiva validità, più che necessità, verrà confermata dal mercato. Ovvero, se il pubblico, e ci metto in mezzo soprattutto anche quello lì più casual, quello lì che vede in Stadia la possibilità di giocare a un singolo titolo senza dover necessariamente acquistare una console, ok? Se riesce ad avere successo in generale e a accumulare, racimolare e unire un pool di utenza soddisfacente per le ambizioni di Google, ecco che la sua necessità in ambito videoludico comincia a prendere corpo. Quindi è un discorso un po' discutibile, e anche perché poi, tra l'altro, è controverso, ha suscitato tante polemiche tra chi difende il formato fisico come se fosse sull'orlo della scomparsa, cioè come se stesse per sparire per sempre, come se fosse assaltato da questo dal gaming on demand, che è comunque una tecnologia che è lontana dall'affermarsi come l'unica via o comunque una via preferenziale. Anche in questo caso è un primo passo verso un orizzonte che tutti stanno più o meno inseguendo. Microsoft con xCloud, che sarà una soluzione ibrida probabilmente, quindi si unirà a sostegno dell'hardware tradizionale di una console, ma magari in modi ancora più, come dire, rivoluzionari, non lo sappiamo, con aggiunte sul fronte tecnico dell'intelligenza artificiale. Insomma, dobbiamo ancora sentire il polso di questi cambiamenti. PlayStation 4 a PlayStation Now, ma potrebbe avere anche un altro tipo di cloud computing associato alla prossima generazione. Quindi, insomma, stiamo vedendo un po' i lineamenti di quello che sarà, ma non è che dobbiamo viverlo con la paura in corpo di un qualcosa che andrà a sostituire una cosa che amiamo oppure a toglierci qualcosa. Sta lì, non ci toglie nulla per il momento. È una novità, che poi novità, anche qui possiamo discuterne perché i servizi di gaming on demand erano apparsi già 10 anni fa. Però dà corpo a una visione che è sempre stata un po' claudicante finora, e bisogna semplicemente
assistere a come si andrà a configurare nel prossimo futuro e poi ancora più avanti questo genere di tecnologia. Cima Lorenzo, Alessandro, non pensi però che se dovessero pagare i singoli giochi verrebbe meno l'idea di condivisione di Stadia? Secondo me è forse... E forse è più una speranza, potrebbero esserci diverse funzioni semplicemente iscrivendosi, simili YouTube, ciò permetterebbe un utilizzo della piattaforma da parte di tantissimi utenti, potenzialmente chiunque abbia una connessione sufficiente. Sì, ma infatti non ti dico che la mia visione è assolutamente giusta. Io ritengo che in ottica business sia più conveniente, sia più sostenibile. Anche perché altrimenti... Google dovrebbe pagare, dovrebbe trovare delle forme di retribuzione per la distribuzione digitale di contenuti che sono comunque multipiattaforma e sarebbero tanti soldi tolti dalle casse di Google a fronte di un ingresso di entrate che all'inizio non sarebbero particolari, non sarebbero gigantesche, perché è chiaro che deve guadagnarsi un po' il favore, la fiducia e l'apprezzamento del pubblico. Quindi è difficile, per quanto sia un colosso economico, far quadrare i conti, ok? Per me desiderare un servizio in stile Game Pass è ragionevole, ma non so quanto sia la visione più concretamente sostenibile. Ciao Ale, ho appena comprato Fallout 4, è il mio primo titolo della serie. Consigli particolari? Consigli particolari? No, non ti far prendere l'ansia da completismo. Devo fare tutto, giratelo, ok? Vivite lo sciallo, come se fosse un'avventura di esplorazione ed epica personale, narrazione personale. C'è una storia principale che non è poi così eccezionale, però ci sta... La puoi seguire, puoi fare mille attività secondarie, puoi fare mille missioni secondarie, lascia perdere gli accampamenti da difendere, perché lo odierai quel pezzo del gioco. Però, ecco, dopo che hai giocato a questo, giusto per avere un metro di paragone, vai a recuperare il 3, e se proprio te la senti calda, cioè se ti piace il post-apocalittico interpretato in maniera così... ruolistica, così, insomma, narrativamente stimolante, vatti a recuperare i primi due, uno, il secondo, Fallout 2, su GOG lo trovi, magari è un PC, se hai un PC a casa sicuramente lo fai girare bene, è diverso ma è molto, molto più stimolante come densità narrativa e come impostazione in generale dell'avventura, è un titolo speciale. Poi ovviamente dipende dai gusti, anche il 3 è un ottimo titolo. Il 4 forse è quello lì che complessivamente è un po' più debole. New Vegas, per esempio, insieme al 3 lo puoi... Forse è il miglior capitolo moderno della saga e lo puoi recuperare a mani basse. Lascia perdere il platino che ti devi portare la vicina del campamento 100, esatto. 1000 missioni secondarie, 990 lo stesso tipo. È un limite comprovato dei titoli open world di quel genere di Bethesda, ma... più in generale di molti titoli che hanno quell'impronta lì. Ale, ti aspetti qualche novità su Death Stranding all'evento del 25 aprile dove saranno presenti Kojima e Ridus? Sì, me li aspetto. Me li aspetto. E ho tipo la pelle d'oca, anche se sotto questo maglione da 3 centimetri non si vede. Ciao Grosso! Ritorno al thread... Mario Cicatiello, salve amici miei, come state? Ne parliamo la prossima settimana. Io male per colpa di Sreia, ma è bellissimo e mi ci sto praticamente perdendo in quel mondo. Adesso passo alla domanda: in quali studi di sviluppo non siete mai stati? Siete stati in quelli di Naughty Dog, Rockstar e CD Projekt? In quali vi piacerebbe lavorare? E ricordate che siete sempre migliori. Grazie Mario, e cercheremo di ricordarcelo. Ricordati che devi morire. Non sono stato in tantissimi studi e di quelli che hai citato tu non sono stato in nessuno. Rockstar è particolarmente difficile come compagnia e non permette l'accesso a molti giornalisti, è abbastanza
sulle sue. CD Projekt meno ermetica, ma meno chiusa, ma comunque è raro che ti trovi negli studi CD Projekt. E Naughty Dog, come buona parte degli studi first party, generalmente sposta i propri eventi in occasioni un po' più ampio spettro. Quindi questi tre studi in particolare non sono quelli più visitabili durante i vari press tour che richiede questa professione, che offre questa professione. Quindi mi dispiace, ma non sono stato in tanti studi e tra questi non ho visitato nessuno di questi. Mi piacerebbe moltissimissimo lavorare sia con Rockstar che CD Projekt. Naughty Dog anche, ma Rockstar e CD Projekt hanno un posto speciale nel mio cuore, perché CD Projekt amo il loro modo di costruire la narrazione, e Rockstar è Rockstar, quindi non credo che ci sia, cioè amo quasi tutto quello lì che viene partorito in Rockstar. Solo che CD Projekt, per quanto ne so io, ospita un clima non dei migliori, cioè rispetto ad altre realtà, e questo ovviamente si parla di sentito dire più che altro, quindi non ti sto dicendo che è vero, però questa è anche un po' la mia impressione, intercettando varie voci oppure rumor che circolano a più riprese nell'etere. Rockstar, secondo me, è proprio tra questi il top, anche se sicuramente ti richiedono orari di lavoro impossibili, un impegno oltre la soglia dell'umana tolleranza, però cioè, sai che stai lavorando una roba rockstar e godi. Ronazoro90, salve ragazzi, volevo chiedervi un consiglio. L'altro giorno ho scaricato la demo di Monster Boy The Cursed Kingdom, per curiosità, mi è piaciuto molto, però 40 euro così sull'unghia adesso non mi va di spenderli, perciò potreste consigliarmi un Metroidvania come si deve? Sul Game Pass ce ne sono alcuni, ho già provato e scartato Headlander e Guacamelee, non mi sono piaciuti per motivi soprattutto stilistici. Poi cercando ho visto che di quel genere ci sono anche Dandara, due titoli della serie Shantae e un ultimo Ori. Legend of Zelda è considerato uno dei migliori Metroidvania della generazione in assoluto, me lo consigliate? Assolutamente. Ori è immancabile. Anche solo dal punto di vista della sensibilità stilistica è una roba che ti trascina proprio, è bellissimo da vedere, tosto da giocare e molto, molto ben composto, è proprio una bella esperienza. Shantae è un po' meno adulto come prodotto, e però è un buon titolo, cioè sono tutti buoni titoli piuttosto interessanti e gli darei comunque una possibilità. Dandara forse tra questi, oddio, forse mi piace più della serie Shantae, ma non è tra i miei Metroidvania preferiti. Mi spiace che tu non abbia apprezzato Guacamelee, che secondo me è una roba divertentissima e ad alto tasso di dinamismo, anche stilisticamente molto azzeccata e piacevolissimo. Io è un titolo che ho amato. Ti dico, non è proprio un Metroidvania, ma ha alcune caratteristiche mutuate da quel tipo di produzioni, però inquadrate in un ambito roguelite, ovvero porca miseria, Dead Cells, è una roba un po' diversa, forse non è proprio nelle tue corde se cerchi un Metroidvania puro, però è molto bello, molto 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 bello. Io gli darei una possibilità, specialmente se ti piacciono i titoli un po' più ostici. Dust Elysian Tale, che suggerisco in chat, è interessante,
Non sono un grande estimatore del suo stile grafico. Secondo me è piacevole nel complesso, ma c'ha dei cedimenti piuttosto evidenti. Però è un buon titolo e anche dal punto di vista del gameplay è molto solido. E credo sia. L'importante è che tu volevi che rispondessi cioè ti dessi dei pareri sui titoli che hai riportato, e secondo me ci stanno delle belle cose. Nimrod 83, buongiorno ragazzuoli, ho bisogno di un momento di condivisione della mia sofferenza. Dan 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 dan. Ovviamente la causa può essere solo una. Segrai. Ieri sera sono riuscito a concedermi una bella sessione di 5 ore in full immersion e sono arrivato stanco e provato al primo vero muro, un certo Ashina su un tetto molto alto con 2 più 1 barre di vita. Onnisciente fossa, che non sono io, nella recensione hai detto di esserti trovato a smadonnare potentemente, ma in quali situazioni? Non ti posso rispondere perché non sono Francesco. Ah, c'è anche Hollow Knight per rispondere alla domanda di prima. Che però, cioè, se un discorso che ho fatto con Dead Cells poteva essere è difficile, con Hollow Knight dico, ci muori dentro. Ci muori dentro. Alcuni momenti è proprio iniquo. Vorrei giusto capire se c'è qualcosa di peggio, boss finale a parte, del muro contro cui mi sono schiantato, o questo è stato uno dei momenti critici anche per te. Guarda, ti invito a ripetere la tua domanda nel prossimo Q&A, quando ci sarà anche Francesco, così vi potrà dare una risposta, ma magari ci sarai già arrivato agli altri muri durante il tempo che ci separa dal prossimo Q&A. Comunque sì, Hollow Knight, raga, è una roba meravigliosa, ma anche dal punto di vista artistico, una serie di. Tra l'altro, è uscito quasi dal. Cioè, era uscito all'inizio quasi dal niente. Quindi, sorpresone. Per me è stata una bellissima sorpresa. Vediamo un po' se c'è qualche altra domanda. Saggy Pink, Ale, sarà per la mia indole da inguaribile ottimista. Pensi che Borderlands 3 possa uscire un po' troppo datato? Non parlo solamente della grafica, che magari il cel shading non permette incredibili evoluzioni, ma anche e soprattutto la meccanica di gioco. Ho paura che nelle mie transizioni che Borderlands 2 ha avuto, transazioni che Borderlands 2 ha avuto, e che oggi ho paura anche delle, scusa, 1000 transazioni che Borderlands 2 ha avuto, e che oggi non so se funzionerebbero a dovere. Guarda, io ti invito alla pazienza, nel senso, noi non abbiamo praticamente visto nulla delle meccaniche proprie di Borderlands 3, abbiamo avuto conferme sullo stile scanzonato, sulle righe, divertentissimo, caciarone, caotico, folle di Borderlands, che è quello lì che è il tratto che unisce tutti i capitoli, che c'è, come c'è in questo terzo capitolo. Per quanto riguarda le meccaniche nuove, ovvero la presenza di più mondi, più veicoli, e anche per quanto riguarda le novità dello shooting, purtroppo non posso che invitarti ad avere un po' di pazienza. Si dice che già il 3 aprile potremmo avere qualche delucidazione in più, e così spero che sia. Perché effettivamente mi sembra un prodotto destinato a questa generazione, e essendo stato in sviluppo per 5 anni, io mi aspetto che quest'estate noi non solo abbiamo la possibilità di testarlo, ma che ci dicano anche la data di lancio. Perché per quanto sembri molto grande, molto ampio, 5 anni per un titolo AAA sono, insomma, tendenzialmente un periodo di tempo, un lasso di tempo sufficiente per arrivare al completamento del progetto, che magari può aver avuto problemi che noi non sappiamo, può essere stato riavviato, può essere successo di tutto, come è successo di tutto sul palco dell'appuntamento di Gearbox al PAX. Però, raga, abbiamo visto solo la copertina del libro. Io almeno vorrei leggere la prefazione prima di farmi un'idea e di sviluppare delle paure. E poi, a me, già se mi. Lo so, dico una cosa che va contro la critica. Ve lo anticipo. Va contro la critica, e probabilmente se mi capiterà, e vorrei tanto mi capitasse, di recensire Borderlands 3, sarà un discorso che non farò nella mia recensione, ok? Ve lo anticipo. Questo è proprio il momento Alessandro giocatore. Voi potete anche pensare a sti cazzi, vabbè, è legittimo, c'è sto. Vi dico che se mi dessero un Borderlands 2 leggermente modificato, ampliato, con altri personaggi, una storia completamente nuova e la stessa scrittura, qualitativamente parlando, del precedente capitolo, io sarei comunque contento.
non sarei estasiato, ma sarei contento. E questo è Alessandro Giocatore, chiudo parentesi. I possessori di Borderlands 1 su Steam riceveranno la versione remastered gratuitamente? Credo che tu debba avere la versione rimasterizzata per avere l'accesso ai contenuti Ultra HD. Non vorrei sbagliarmi. Non so, non so nel dettaglio questa cosa, quindi posso controllare un secondo. Ok, visto che la Game of the Year Edition era un free update, teoricamente se tu hai avuto l'upgrade gratuito avrai anche l'upgrade alla versione Ultra HD, quindi sì, non dovresti avere problemi. E bella per noi. Perché poi non mostrare una finestra di lancio dopo 5 anni di sviluppo? Marian, hai visto che casino è stata la presentazione? È stato un assaggio... È stato un primo assaggio. E secondo me non volevano... Avevano anche altre cose da far vedere che voi potreste anche dire pazienza. Ok? Non sono cose che ci interessano. Però loro avevano necessità di far vedere la loro gamma di attività come etichetta di publishing. Anche. Sapevano che la cosa più grossa era Borderlands 3, che sarebbe stato totalizzante. E hanno preferito giocarsela così, come semplicemente un... primo approccio al titolo da parte del pubblico, per poi parlarne più approfonditamente più avanti. Capisco, credo che loro sappiano già qual è la finestra di lancio. Aspettiamo, se aprile e poi alle 3 non sapremo ancora, sapremo quello che sappiamo adesso, ci sarà ufficialmente un problema. Ale, so che non è la VR, ma sei riuscito a giocare a Borderlands VR? Sai com'è? Ci ho giocato. Buono, ma non perfetto. In alcuni momenti si fa veramente faticoso. E secondo me l'aggiunta dell'aim del controller per la VR di PlayStation è una buona aggiunta, perché anche perché permette di gestire meglio. Di utilizzare meglio l'inquadratura in maniera più naturale, cioè permette di gestirla in maniera proprio anatomicamente parlando, in maniera cerebrale, in maniera più semplice. Ho detto maniera 13 volte, però spero di essermi spiegato. La gestione della telecamera non mi ha convinto sempre, tecnicamente aveva dei piccoli problemi, però è Borderlands e si difende molto bene anche in VR. Allora, L'Express, buongiorno a voi vigorosi smerigliatori di figure di legno. Ammesso e non concesso che entro l'anno escano una decina di nuovi modelli di Switch, quando potrebbero essere annunciate? Voglio poi complimentarmi per la musica di attesa alla live di Twitch, che mi piace smodatamente, quella è tutta... Tutto merito dei nostri capi, credo in particolare di Simone, che ha composto la sequenza, sia la sequenza d'ingresso che di uscita della live, quindi intro e outro, è bravissimo. Però sogno un mondo senza problemi legati al copyright, nel quale live con Ale e Fossa siano aperte dalla sigla di Casa Menel. Sì. Poi tra l'altro non so perché mi esce la voce di Peter Griffin. Ah, sembri distrutto, che hai fatto? Ho una combinazione di influenza, malessere e solitudine in questo momento. Quindi no, non sono distrutto, sono un po' convalescente, mettiamola così. Ti dicevo, il momento per annunciarle potrebbe essere nei dintorni delle tre. Nei dintorni, perché poi Nintendo è sempre un po' difficile, imprevedibile per quanto riguarda la collocazione dei suoi annunci. Però magari in previsione della stagione festiva, della stagione invernale, il Natale nello specifico, io punterei a quel palcoscenico lì, a quella risonanza lì, oppure nei dintorni di magari
svincolato da altri grossissimi annunci che potrebbe parte in realtà la nuova versione di una console, con tutto quello che può succedere alle 3 di quest'anno, non credo che possa perdersi nel marasma delle notizie, quindi sì, intorno alle 3. Ciao Barkuz, grazie per l'iscrizione, un abbraccio. Icky86, ciao ragazzi, domandina veloce: credete che Ghost of Tsushima diventi un titolo cross-gen? Lo vedremo forse a meglio nel 2019, dopo Sakura, ho ancora voglia di Giappone feudale, chissà, magari di un titolo ispirato ai From, bello difficile come piace a me. PS, se c'è Tossetti, e non c'è, Tossetti sa qualcosa di un nuovo caschetto VR made in Sony, non c'è, e io non posso tossire al posto suo, non su una cosa come questa. Quindi ti dico, guarda, credo fermamente che sia un titolo cross-gen. Fermamente. A prescindere dalla collocazione entro i limiti, entro il termine ultimo, diciamo, tra virgolette, di questa generazione. Io lo vedo proprio come tutte le esclusive che ancora mancano all'appello di Sony, le vedo come titoli cross-gen. Quelle che saranno annunciate, magari in occasione della conferma della nuova console, perché ormai di conferma parliamo, perché questo è il tempo, questo è il periodo per annunciarle. Credo che quelli insomma presentati durante quel periodo lì, quell'occasione lì, saranno invece parte della lineup esclusiva di PlayStation 5. E penso a un paio di titoli in particolare che potrebbero essere Horizon 2, e nel mio cuore, nella mia speranza, God of War 2. Quindi, o comunque vogliano chiamare il seguito dell'ultimo God of War. Vediamo un po'. Sony terrà un evento nei prossimi mesi, secondo te? Sì, Deacon. Secondo me, sì. Vediamo un po'. Ieri mi sono messo a giocare a Borderlands 2, è super lento, spero che Borderlands 3 sia più veloce. Beh, insomma, caro Spiff, che tra l'altro ti ringrazio dell'abbonamento di 14 mesi. Boh, lentissimo no, è ovviamente un loot shooter che è uscito nel 2012. Quindi era, anche come canone, era diverso dallo shooting attuale, come dinamismo anche. Per dire una cosa che ormai troviamo dappertutto, che è la scivolata di potenza, non c'era in Borderlands. E probabilmente ci sarà nel prossimo. Infatti si è visto che alcuni personaggi potevano fare, penso tutti, possono fare la scivolata. Però ci sono momenti in cui è molto frenetico. Non so in che senso declini la lentezza. Quanto credi che sia vera questa rumoreggiata collaborazione tra From Software e Martin? E BB2? Che cos'è BB2? Bloodborne 2? Ah, e Bloodborne 2? Potrebbe essere annunciato un po' dopo, che ne so, magari dopo un altro titolo, per dire così. Otagon83, ciao, in attesa di Sekiro ho voluto provare Dark Souls e non avevo mai provato su Switch, e me ne sono innamorato tanto che Sekiro e la PlayStation 4 sono lì a prendere la polvere. Questo mi ha fatto capire come la portabilità ormai per me sia una cosa fondamentale. A casa non ho tempo di giocare, mentre nelle 2 ore di posto lavoro sì, tanto che ormai la console Nintendo è la mia prima scelta. Comunque, tutto questo per sapere se sapete qualcosa di un porting di Dark Souls 2 e 3 su Switch. Sulla Play davvero non ho tempo di giocarci. Guarda, io a questo punto me l'aspetto. Io personalmente avrei fatto una collection, però riconosco che per il 3 bisogna fare un lavoro diverso per adattare le necessità di Switch, per il 3 in particolare. Quindi, però, ti dico, me l'aspetto e magari proprio durante quest'estate, come annuncio. Ti dico che me la, e ce li vedrei. Io ho avuto qualche perplessità
per quanto riguarda Dark Souls su Switch, ho fatto la recensione. Qualche perplessità sia di natura tecnica sia che legata al sistema di controllo, che non si adatta perfettamente a quel tipo di esperienza, a mio avviso. Però non è che non sia un titolo valido o non sia un titolo godibile, affatto. Rimane Dark Souls, rimane legato a quelle sensazioni lì e le offre senza eccedere sul fronte della frustrazione, anche perché hanno bilanciato la difficoltà in maniera da venire incontro alle possibili difficoltà legate all'utilizzo di Switch e dei Joy-Con. Quindi devo dire che nel complesso è un'esperienza che consiglio, e non vedo perché non dovrebbero portarci anche il 2 e il 3. Quanto credi che sia vera... Ah no, questo l'ho già letto. Ciale, ma qualcuno della redazione fa la recensione di Tropico 6? Sì, Tim. Ti aggiorneremo nei prossimi giorni. Ale, hai letto... Tu hai letto qualcosa della saga Lettere dello Strigo? Sì, quasi tutto. Che te ne è parso? Non mi piace in toto il modo che ha Andrei Dabrowski di scrivere. Questa è proprio la pronuncia giusta, polacca, dei dintorni della Polonia. Però mi è piaciuto moltissimo il suo modo di reinterpretare i miti e le fiabe radicate nell'immaginario europeo per trasformarle, per dargli una dimensione fantasy politica. Perché cioè, abbiamo gli elfi che sono dei reazionari, i nani che sono banchieri quasi taglieggiatori, gli umani che sono profondamente razzisti, non limitano mai la propria voglia di esercitare supremazia sulle altre razze. L'interpretazione della magia è particolare, l'interpretazione dell'immaginario in generale fantasy è particolare, molto concreto in tanti punti, per quanto sia riconoscibile come high fantasy per certi versi. Ci sono i draghi, per dire, ma anche lì sono figure interpretate in maniera unica, perché sono più umani degli umani stessi, per quanto abbiano secoli, millenni sulle spalle. È un immaginario, ti giuro, che amo tantissimo, e ovviamente il merito primitivo è di Andrei Sapkowski, però è anche una narrazione frammentata, in alcuni momenti è difficile seguire il filo delle vicende, specialmente perché la pubblicazione da noi per tanto tempo non ha seguito ritmi regolari. Però mi piace tantissimo e lo consiglio a tutti, specialmente agli amanti dei titoli legati alle avventure dello strigo. Ale, cosa ne pensi di Love, Death più Robot? L'hai visto? L'ho visto quasi tutto. Sono arrivato intorno alla decima puntata, se non mi sbaglio, decimo episodio. In alcuni momenti subisce delle alterazioni qualitative, cioè delle fluttuazioni qualitative consistenti che si vedono, perché alcuni episodi sono molto migliori di altri, ma complessivamente è una cosa fenomenale, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista della concentrazione narrativa, della capacità di esprimere temi in pochissimi minuti e in maniera non banale. Mi è piaciuto per quello che ho visto finora mi è piaciuto un botto, è una delle cose migliori che abbia visto quest'anno su Netflix. Cagamio cazzo, passo un attimino al thread. Ci sono, citando il famigerato Don Fra Fossetti, in questi giorni ho visto molti dibattiti su Sekiro, ma alcuni hanno sostenuto che un gioco dovrebbe puntare ad essere quel minimo accessibile inserendo una scelta della difficoltà, a che a detta di alcuni non costa molto farla. Già qui ti dico che è un po' una stronzata. Comunque, altri invece hanno rifiutato l'idea perché l'imposizione dell'impegno la trovano una libertà
lavorativa di cui gli sviluppatori hanno diritto. Io posso dire che ammetto che una volta finito Bloodborne avevo voglia di giocarmi il titolo per cercare di esplorare col senno di poi tra ambientazione, ma non avevo voglia di sbattermi e affrontare il nuovo gioco. Ma comprendo anche che il titolo abbia la sua gestione ben studiata da ritenere che dietro la scelta di limitare l'esperienza a chi si vuole cimentare seriamente anche in più partite potrebbe avere un suo senso. Voi in che posizione vi ponete? Grazie, sia dato l'onnisciente Arace. Sempre sia dato. Allora, che ti dico? Io faccio parte di quella categoria che ritiene la difficoltà in Bloodborne, nei Dark Souls e in Sekiro. Sì, ho detto Sekiro, perché non mi va di dire ogni volta Sekiro. Una scelta autoriale. E come tale deve essere rispettata, non per questo deve essere avallata, nel senso puoi anche non comprarlo, lo sai che è così, loro l'hanno pensato così, l'hanno creato così per dare quelle sensazioni lì, anche nel male, cioè anche quando tu soffri quell'intensità seguita, si spera, anche dalla soddisfazione proprio umorale, proprio chimica per aver ucciso un boss, fanno parte dell'esperienza, per come è stata pensata. Non credo sarebbe giusto pretendere o lamentarsi del fatto che la pigrizia del team di sviluppo abbia creato questo problema, perché non è un problema, semplicemente i giocatori che apprezzano quell'immagine lo sono davanti a un bivio. O lo prendi con la coscienza di beccare tanti schiaffi sui denti, e lo sai, o non lo prendi. Non ci stanno compromessi. Le esperienze di From sono esperienze senza compromessi. Così è. Il mezzo compromesso dei Souls, e anche di Bloodborne, era la possibilità di aggiungere qualcuno alla tua partita. Quindi di affrontare, oppure evocare un NPC, e affrontare un boss con degli aiuti. Questa volta qui hanno detto di no, hanno creato la loro esperienza, a detta di molti, anche di Francesco, e sono d'accordo, per quello che è la mia esperienza, più difficile di sempre. E se quella era la loro volontà, non avrebbe senso pretendere qualcos'altro. Un selettore della difficoltà in Sekiro, oppure in Bloodborne, oppure in Dark Souls, trasformerebbe quell'esperienza in altro, e non è un altro che From è interessato a fare. Tutto il resto è decidere se comprarlo o no. E quello è nelle mani del pubblico. Cioè, un tuo parere di ieri sul trailer. Cioè, un tuo parere sul trailer di ieri di Borderlands 3 lo vuoi in espressioni o centimetri? Perché in parole. No, ne ho parlato anche un po' prima. Caro Ivan, a me è piaciuto molto, per quanto fosse solo la copertina di un libro che voglio leggere, ok? Ci hanno fatto capire che lo stile è sempre quello che ci ha catturato anni e anni fa, e vogliono seguire la direzione della follia totale. Abbiamo più mondi che faranno parte di questa storia, tanti personaggi noti e nuovi che faranno parte di questa storia, gazzilioni di armi, tantissimi nemici e divertimento a pacchi. Il resto deve essere ancora raccontato. Parere invece sulla conferenza? Meno vino, raga. Meno vino. Però sì, è stata divertentissima. Ale, non sono d'accordo, trovo Sekiro più facile di Bloodborne. Sarà perché la parata è più nel mio stile di gioco. Non riesco a capire l'affermazione, internamente l'affermazione, perché magari parli di una meccanica che è chiara, che di una circostanza che è chiara a te, ma non riesco a capire bene. Però ti dico che altre persone sono nella stessa situazione, che si trovano, che trovano Sekiro più facile di Bloodborne, però è una minoranza, è ragionevole. Cioè, torniamo al discorso di prima. Torniamo al discorso di prima, è una cosa che dipende dal tuo gusto personale, dal pubblico, a prescindere dalle scelte autoriali del team. Quindi se questa cosa influisce sulla piacevolezza per te dell'esperienza, ok, è comunque
una tua ottica soggettiva rispettabile, perché non è che hai detto è merda, capito? È rispettabile, assolutamente. Però tanti, tantissimi anche di quelli esperti che hanno vissuto sotto il tetto di From per anni hanno tanta, tantissima difficoltà. Quindi buon per te, nel senso, non è, non sono ironico, sto dicendo sul serio. Tosista, grazie per l'iscrizione, un abbraccio. Allora, vediamo un po' che cos'altro emerge in chat. Ripeto, la gente che ha difficoltà con questo gioco lo approccia come un Souls. Guarda, Renlir, io l'ho approcciato non come un Souls, ma ho avuto difficoltà. Anche perché la mia esperienza più fresca era Dax, era Bloodborne, che non ho approcciato come un Souls. Dopo Bloodborne ho imparato a non approcciarlo come un Souls tradizionale, quindi essere molto più aggressivo, molto più battente, molto più dinamico. Nioh, che mi ha insegnato a fare cose completamente diverse. Quindi da Nioh sono passato a Sekiro, che forse è il passaggio quasi, quasi più naturale per alcuni versi. Ti dico che ho avuto difficoltà. Ripeto, è molto soggettivo, cioè ci sta. Ci sta. Io, nel senso, faccio i complimenti a quelli che non hanno avuto difficoltà, mi accodo a quelli lì che ne hanno avuta. E insomma, il mondo, anche dal punto di vista videoludico, è bello perché è vario. Ale, che ne pensi di Anthem? BioWare sta brancolando nel buio con le patch, fa più danni che altro e a più di un mese all'uscita non si capisce dove vogliono andare. Sto soffrendo. È un progetto nel quale credo molto. Credo che abbiamo tanto potenziale per le mani. Si stanno un po' perdendo. Uno, non hanno chiarito bene la rotta e le tempistiche del supporto post lancio. Due, hanno smesso di comunicare bene con il pubblico. E il pubblico si sta arrabbiando, sta accumulando astio, e questa cosa fa malissimo al gioco, al futuro del gioco in particolare. E ti dico che l'impressione mia è che stiano lavorando alacremente per correggere le cose, ma lo stiano facendo con una fretta che non fa bene al... In prospettiva non fa bene al supporto post lancio, perché fanno una patch e la buttano fuori senza fare testing, questa è l'impressione, e finisce che aggiusta qualche cosa e rompe qualche cosa, e se vanno avanti sempre così non si esce mai dal pantano. È molto meglio gestire la cosa in stile, magari non proprio con le loro tempistiche, però più vicino allo stile di Hello Games, però comunicando con il pubblico, aggiornandoli su quello che stanno facendo, dandogli fiducia, perché è ragionevole che non abbiano fiducia in questo momento, è ragionevole, e far uscire un aggiornamento che soddisfi appieno i giocatori e dia il via a un periodo di risalita, perché ne ha bisogno il gioco e perché può raggiungere uno stato pienamente soddisfacente, per quanto mi riguarda. Ale, si sa qualcosa su Control oltre alla data d'uscita? Che stilisticamente mi piace un botto, che l'idea è tanto accattivante perché affonda le radici in Fringe come immaginario. Sto tirando fuori delle cose, dei riferimenti di serial e film, insomma, un po' così alla rinfusa. C'ha un che di Lynch, c'ha un che di X-Files. Mi piace molto come immaginario. Mi fido abbastanza, dopo quello che ho visto, della capacità d'esecuzione di Remedy, e soprattutto anche perché hanno un passato importante. Per me l'inciampo più fresco, almeno per quanto mi riguarda, è stato Quantum Break, che non mi ha convinto appieno. Però ci ho visto tantissimo, tantissimo potenziale e non vedo l'ora di giocarci veramente. Veramente. Che altro?
Dovrebbe fare come Final Fantasy XIV prima di Reborn, stoppare a prendere i giochi e sistemarlo come si deve. Sarebbe veramente pericoloso, perché dovrebbero organizzare un rilancio. Temo anche per il parere di EA a proposito di una strategia di questo genere. In un mondo perfetto direi sì, facciamo così. Andrebbe malissimo. Avete avuto modo di valutare le implicazioni dell'approvazione della direttiva copyright per voi l'informazione? Per il momento per noi non cambia praticamente nulla. Non abbiamo avuto nessun genere di problema, né di differenze operative rispetto al periodo prima dell'approvazione. Neblis, vediamo un po', che è una domanda che, aveva già, che ha fatto anche Hack, quindi cerco di recuperarla, un secondo. Ah, ok, quella alla quale ho appena risposto. Vediamo un po' se ci sta qualcos'altro. Ci hanno fatto ben piano di abituare alle parate con Bloodborne e Dark Souls 3 per poi sbatterci in faccia la velocità di un treno, un gioco brutalmente basato sulle parate. Geni bastardi. l'infamia, From è proprio maestra dell'infamia. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Tra l'altro non so se ho salutato Autosista, lo saluto ora, forse l'ho già salutato. No, mi sembra che stiamo solo discorrendo sui titoli di From, non vedo altre domande. Ma la live di ieri sera, secondo me, comunque secondo te è uscita di Borderlands 3? Ottobre-novembre. Per me è ottobre-novembre. Che ne pensi dei rumor sul pad di PlayStation 5? Che finora, caro Robby, praticamente nessun render o foto arrivata prima dell'annuncio ufficiale è stata particolarmente a fuoco nel descrivere le caratteristiche dei pad della successiva generazione, quindi sono molto cauto, anche se uno schermo LED programmabile lo vedo come una cosa assolutamente sostenibile come modello produttivo. Bisogna capire quello lì poi che comporta dal punto di vista ludico, anche perché un grosso problema di queste innovazioni hardware è che spesso, cioè innovazioni, queste aggiunte hardware spesso rimangono fini a se stesse, quindi sono cose relativamente influenti nel quadro generale della multipiattaforma, che è il grosso del mercato. Ecco, guarda, se dovessi dire una roba è che mi piacerebbe se tutte le novità in ambito di supporti di gioco, periferiche di gioco, tutte queste novità, parlo anche della concorrenza, venissero sfruttate bene, meglio rispetto al passato, in generale. Innovazione non proprio, visto che lo scrimino c'era già sulle tessere Logitech, sì, questo in realtà possiamo applicarlo a qualsiasi tipo di concetto di aggiunta in ambito periferico che non sia una roba completamente fuori di testa, e le robe completamente fuori di testa generalmente le tira fuori Nintendo, però è un'innovazione per il pad, è una novità per il pad, è un'aggiunta e bisogna capire bene come andrà a funzionare. The Division 2 sembrava il gas game as a service meno promettente di questo video, e silenziosamente si sta rivelando il migliore, manco silenziosamente, perché in realtà rumorosamente è stato acclamato da tutti, me compreso, che l'ho fatti tutti i game as a service di questa stagione, e ti dico che è il migliore, e non solo è il migliore di questa stagione, ma è probabilmente uno dei migliori all'esordio della generazione, anche perché poi in questa generazione si è affermato il concetto, quindi è quello più completo all'esordio. Domanda Nab, ma il pad della One si può usare su PlayStation 4? No, a meno che tu non compri una chiavetta tipo quelle Cronus Max, che ti permettono di utilizzare anche pad non appartenenti a quello specifico ecosistema su tutte le macchine praticamente. Puoi utilizzare anche
pad di PlayStation 4 su Xbox One, altri pad a caso, quindi potete fare un po' di tutto. Allora, Delayed Rectifier. Salve bellezze, sarò rapido e indolore. Da amante viscerale degli immersive sim tra Vampire 2, Cyberpunk 2077, Vampire 2 intendi Bloodlines, perché non è proprio un immersive sim. Comunque, il remake di System Shock 3 si fa spruzzare, insomma, fa molto piacere da passo. Ma forse quello per cui temo di più è proprio quest'ultimo, sebbene sia in mano a mostri saghe del genere, vedi anche fallimentare Underworld Ascendant, voi che ne pensate? Guarda, ho gli stessi timori. Ho gli stessi timori perché è un brand che merita di essere portato avanti in maniera impeccabile, perfetta, con uno sviluppo di altissimo livello, e ho timore che i mezzi a disposizione del team non siano sufficienti, perché ora non è più come ai tempi di System Shock 2, che comunque aveva dietro delle teste di un certo livello. Ripeto, ho molto molto timore. Già per il remake di System Shock ho meno timori perché la base è comunque quella e semplicemente il lavoro è sul fronte tecnico. System Shock 3 devono rispettare le premesse della serie, cioè sopportare il peso di quel passato lì e proporre un qualcosa che si adatti bene anche al panorama attuale dei videogiochi, che sono due cazzi giganteschi da gestire, eh. Caricherete mai i vostri Q&A sotto forma di podcast su portali quali Spotify, iTunes, Speaker, eccetera, eccetera, Spreaker, eccetera, eccetera? Non credo. No, non è previsto per il momento. In un periodo di pseudo smarrimento musicale mi trovo meglio a fare allenamento con voi come sottofondo e soprattutto non penso sia giusto pagare Google per una cosa che dovrebbe essere gratuita e che tipo Twitch fa gratis, ma in maniera molto scomoda e confusionaria. E niente, speravo di essere rapido, ma non ci sono riuscito. GG. Bene. GG a te. Ma invece l'annuncio di Vampire Bloodlines 2, anche lì non si è visto niente del gioco vero e proprio, ma già il fatto che esiste mi fa contento, tipo qui nel triangolo della gioia. Quindi sì, sono estasiato dal fatto che esista. A mente fredda, il fatto che ci sia Paradox dietro mi stupisce e mi lascia una quota di perplessità, ma ci voglio credere tanto, tantissimo. Cosa ne penseresti se facessero un Final Fantasy XV-2 in cui si provasse a dare un senso a quell'affascinante pastrocchio del predecessore? Per esperienza, non voglio mai più vedere, per esperienza pregressa, non voglio mai più vedere un Final Fantasy qualcosa 2. Mai più. Mai più. Quindi no. Mio nonno diceva carta giocata come evacuata, in altri termini. Quindi una volta che tu ti sei giocato quella carta lì, l'hai portata, cioè ci hai ricamato sopra a sufficienza, non è che puoi andare poi a modificare troppo le decisioni prese. Quello è. Cerchi di fare meglio la prossima volta. Non sento la necessità di altri interventi. Anche perché poi ad altri interventi seguirebbero delle 100 altre formule di vendita qui. Cioè io ho il timore che vada a diventare una specie di Kingdom Hearts da quel punto di vista. Con 10 remix, 8 crossover, tie-in. Crossover, tra l'altro, non c'entra niente, però insomma, per darvi l'idea. Ale, hai mai giocato a The Dig all'epoca? Se sì, che ne pensi? Avventura grafica incredibile, uno delle colonne di un'epoca in cui le avventure grafiche erano titani del gaming. Assolutamente da giocare, assolutamente da giocare, senza se e senza ma. È uno dei testamenti più forti del talento di narrativo di LucasArts.
Il prossimo Final Fantasy lo dovrebbero dare a Yoshida. Final Fantasy XIV è l'ultimo vero Final Fantasy degli ultimi anni. XIV? Come l'ultimo vero Final Fantasy? Che senso? Forse Final Fantasy più diverso di tutti, quindi non capisco in che senso, però a me piace comunque come lavoro, piace Yoshida, quindi ci potrebbe stare. La prossima generazione potrebbe essere indirizzata così: Google con lo streaming, Microsoft con le servizi più esclusive, Sony con esclusive più VR. Sì, ma con punti di transizione interessanti, ovvero Microsoft con servizi più esclusive, più xCloud, quindi con una commissione ibrida tra distribuzione hardware tradizionale e cloud computing, Sony con esclusive più VR, e spero che i servizi streaming si accompagnino anche a un qualche genere di cloud computing, perché ripeto, serve anche per fare concorrenza nel modo giusto. Secondo me serve, anche perché credo che non saranno troppo lontani come caratteristiche tecniche le due ammiraglie della prossima generazione. Quindi è un plus la possibilità di accedere a servizi di cloud computing che va tenuta in considerazione. Anche perché Google sta comunque provando a definire un'offerta tecnologica futuribile, mettiamola così. Quindi per me sì, ma con delle aggiunte. Spero che la Square comunque non affini tutto a Nomura, Final Fantasy, Kingdom Hearts e compagnia. Petrolic, sono abbastanza in linea con te. A me piace come creatore, come testa creativa. Però non mi ha convinto tantissimo nell'ultimo periodo. Ale, e se il gioco di carte fosse stato fatto solo per dare tempo per aggiustare i problemi tecnici? No, no. Secondo me quello lì era proprio parte della presentazione durante l'appuntamento di Borderlands 3. Era proprio parte della presentazione. Guarda, quella presentazione era metà trollata e metà trollata intenzionale e metà una serie di casini che sono successi nel frattempo. E è comunque andata fuori controllo in maniera rapidissima. Sì, dovrebbe esserci, saggi Starless, sono abbastanza d'accordo, ci dovrebbe essere una presenza maggiore, cioè una forza maggiore magari dei producer, che riescono un pochettino a rimettere in carreggiata botte destro un po' troppo un po' eccessive e un po' difficili da concretizzare nel modo giusto, ok? Allora, Dark Stisox, ciao ragazzi, ho letto che l'Italia è uno dei paesi in cui il mercato videoludico cresce più in fretta, 18% in 2 anni. Che ne pensate? Benissimo, era prevedibile perché comunque le nuove generazioni. Cioè, era prevedibile, era auspicabile ed è successo fortunatamente perché le nuove generazioni, quelle nativamente digitali, hanno abbracciato il mercato videoludico e l'hanno sospinto in maniera molto forte. Noi è arrivata più tardi questa. Come spesso ci arrivano più tardi queste cose, è arrivata più tardi la spinta dal basso, diciamo, la spinta delle nuove generazioni. Che ne pensate? Io personalmente ne sono contento perché di solito veniamo citati come un mercato minore e fa già la pirateria. Siamo ancora un mercato minore. Questo noi lo vediamo su base quotidiana perché anche per quanto riguarda, insomma, l'interesse, che ne so, per localizzazioni oppure, ma non sto parlando in maniera critica, ma è un dato di fatto. O per, che ne so, vari tipi di sforzi in termini di marketing, ci sta una differenza sostanziale tra noi e il mercato d'oltreoceano. Ci sta, è inutile negarlo.
così. La seconda è una considerazione: sto giocando a Sekiro e lo sto apprezzando molto. Raramente ho trovato un titolo così stimolante. Ti porta a sciogliere le catene da gamer in pantofole e ti fa scoprire skill che pensavi di aver abbandonato nell'adolescenza. Poetico. Inoltre, sono contento che Activision non abbia interferito e che abbia avuto il coraggio di lanciare un gioco fedele alla formula From Software. Grazie in anticipo per l'attenzione, continuate così. Beh, Start, Activision ha fatto un buon lavoro nel controllare sicuramente che lo sviluppo procedesse nel modo giusto, ma anche come tempistiche, che è fondamentalmente il lavoro di un publisher, cioè controllare che il business rimanga sostenibile e che il prodotto abbia livelli qualitativi alti, che nel caso di From è un dubbio relativo. E From ha trovato in Activision un partner funzionale per quello che voleva fare, quindi è stato un matrimonio secondo me fruttuoso. Ale, credi che Assassin's Creed stia prendendo la strada giusta per una seconda giovinezza, così proprio non va? Come potrebbe migliorare? Non so se sta prendendo la strada giusta per una seconda giovinezza. So che sono in parte d'accordo, cioè in parte mi stimola l'idea che loro abbiano deciso di reinterpretare la loro saga come una saga pienamente rolistica. Però hanno bisogno di lavorare meglio sulla narrazione, questo è poco ma sicuro, e sulla strutturazione relativa alla qualifica di gioco di ruolo in rapporto alle missioni, come si snodano, quali sono le caratteristiche, la varietà, tante cose. Quindi ho timore del fatto che Ubisoft ha un po' la tendenza a non solo unificare e raccorpare tutte i propri brand sotto un unico tetto concettuale, quindi a applicare cose provate in un gioco o in un altro e praticamente trasformarli, unificarli e amalgamarli tutti in ottica di mercato e in ottica creativa. Questa cosa qui un po' mi spaventa in generale per il futuro dei brand di Ubisoft. Adesso Activision mi c'entra sempre nel cervello. Però non sono contrario alla svolta rolistica, vorrei che riuscisse ad esprimerla in maniera più bilanciata e con maggiore forza nel prossimo capitolo della saga, e non mi dispiacerebbe se si prendessero qualche tempo in più per rifinire ulteriormente il sistema di combattimento, che ha ancora dei margini di miglioramento consistenti per quanto mi riguarda. Quindi narrativa, interpretazione in termini di densità di attività e anche di declinazione di queste attività dell'open world, e gameplay anche come combattimento. Mi piacerebbe tornasse anche uno stealth un po' più sensato. Non deve essere lo stealth che caratterizza il gameplay di una produzione, però un po' più rilevante nel concreto, cioè non proprio strafasullo. Taciturno, non ne parliamo, per favore, non ne parliamo. Non ne parliamo. Please. Eiole, ciao, non ho una domanda per il Q&A, Eiole. Ma devo segnalare che su Twitch ormai sono settimane che non riesco a vedere una live decente, non dipende da voi, è così per tutti i canali Twitch. Ho una fibra ottica fast a Milano e con altre piattaforme stream non ho questo problema, il mio PC a Windows 10, Nvidia, non dipende poi dal PC, dipende sicuramente dal problema di stradamento. Non so se gli altri utenti Fastweb stanno avendo problemi, però mi spiace non poterti aiutare, succede purtroppo ed è una rottura di cazzo, e non credo che sia un problema di Twitch in particolare, perché con il mio provider non ho mai avuto problemi nel vedere le live di nessun tipo. Ciao Ale, ho visto che nel PlayStation Store c'è un'offerta della Time Travel Edition del primo Dragon Ball Xenoverse, la versione di tutti i DLC. Se non mi sbaglio, sì. Ma non sono sicuro perché
perché non sono mai stato un grandissimo estimatore di Dragon Ball Xenoverse. Ti posso... Sì, dovrebbe essere l'esperienza completa. Sì, comprende tutto, ovvero pacchetto GT, Season Pass, costumi aggiuntivi, pacchetto Resurrection of F, Xenoverse Miretova, comprende tutto. Comprende tutto. Nel frattempo, Atlas64, grazie per l'iscrizione, un abbraccio. Io ho fatto e sono di Milano, nessun problema. Ok, allora non è un problema di stradamento, almeno non diffuso. Vediamo un po' come va. Ci riprovo per l'ultima volta e mi scuso per la ripetizione, Ale. Figurati, se non ti ho letto ci mancherebbe. Ale, sai, sono da solo, ho un po' di difficoltà a gestire tutto. C'è anche un po' pubblicitante. Ale, Wolfenstein Youngblood non sarà un elemento, un what if, come avevamo ipotizzato, considerando il salto di circa 20 anni che farà la trama. Cosa pensi della scelta degli autori? Personalmente l'apprezzo molto e mi incuriosisce molto sapere che legheranno Youngblood al New Colossus. Sono assolutamente allineato con te. Il progetto nella mia testa è diventato 3 volte più interessante. È un intercalare tra il capitolo precedente e tra New Colossus e il prossimo capitolo che voglio proprio vedere. Mentre prima il mio interesse era sì presente, però un po' così all'acqua di rose, adesso proprio voglio vederlo. Hai Pandax, Ale, ti piace il cyberpunk? Ambientazione nel gioco, sono pazzo per il cyberpunk. Probabilmente la mia ambientazione preferita in assoluto. Si sa qualcosa di Last Night? Informazioni generiche. Il gioco ora procede su diciamo binari abbastanza solidi. Hanno allargato un po' sia il team che i tempi necessari a raggiungere la conclusione del progetto. Cose generiche, purtroppo. Vorrei non solo sapere questo, ma vorrei vedere un pochettino com'è in termini di gameplay. Ah, non si sa nulla del nuovo gioco di Harry Potter? No. Ale, mi consigli di acquistare The Order 1866 da GameStop a 10 euro usato? Per 10 euro compralo. È un'esperienza che secondo me vale la pena di fare, perché è molto bello per tanti motivi. È chiaro che adesso percepisci di meno il valore tecnico della produzione, che comunque permane, però ha dentro il potenziale per qualcosa che spero vedremo un giorno, anche se sono piuttosto sfiduciato in questo senso. Però sì, prendilo, 10 euro prendilo. Probabilmente durante gli sconti su PlayStation Network puoi trovarlo anche a di meno, ma per 10 euro prendilo. Sedeteco. Sedeteco. Sì. Buon pomeriggio, illustrissimi. Illustrissimo. Domanda semplice. In questa primavera era prevista l'uscita di Gridfall. Sapete qualche cosa? So che è previsto per il generico 2019. Non so niente più di questo, purtroppo. E poi c'è sta Diego Longo che ha 3 pagine di domande. Prima di procedere, vado a ripescare qualcosa in chat. Ale, riguardo action figure merchandising, che non sia vestiario su Anthem. News riguardo action figure merchandising, che non sia vestiario su Anthem. No, non è proprio un ambito nel quale mi muovo di frequente, quindi no, non posso darti ragguagli. Soder, buonasera a tutti, che Buddha sia con voi. Sempre sia lodato. Credi che Days Gone ormai sia segnato a dare le vecchie problematiche? In che senso? Io ho belle aspettative sul titolo, con il passare del tempo mi attira sempre più. Che intendi per vecchie problematiche varie? Perché a me sembra un titolo che ben composto, ripeto, non lo percepisco come un titolo, come un gioco di quelli che risultano immancabili, risultano capolavori oppure
diventano pietre miliari, ok? Ma più andiamo avanti, più lo percepisco sempre come un titolo che voglio giocare, che mi interessa, con una narrazione valida, forte, interessante, e quindi a me interessa parecchio. E ve ne saprà parlare sicuramente meglio fra non molto il buon Arace, che lo recensirà. Però non ho grossi dubbi sul valore di partenza del titolo in questo momento. Secondo me sarà un titolo molto buono che non arriverà all'eccellenza, ma ripeto, è una considerazione totalmente istintiva, ok? Perché potrebbe anche essere sorprendente in quel senso. Sorprendente in quel senso, potrebbe essere un titolo che invece, per quanto la percezione del pubblico sia diversa, si rivela una cosa incredibile. E onestamente sarebbe una bellissima sorpresa. Rennir, Ale, se posso vorrei approfittare della tua voce per diffondere un pensiero che molti videogiocatori e non trascurano. Sempre più spesso sento parlare di persone che augurano il fallimento o la chiusura di una determinata azienda videoludica o cinematografica per l'uscita problematica o meno di un determinato film o videogame. La cosa colpisce anche me nel personale e vorrei far capire a tutte queste persone che ci sono delle persone che si guadagnano da vivere onestamente e che lottano ogni giorno. Ti ha tagliato il resto del messaggio, ma ho capito esattamente cosa vuoi dire. Sono d'accordo con te. Uno può essere deluso di un prodotto, ok? Può essere amareggiato perché non si allinea alle aspettative che il pubblico, che insomma l'utente aveva per quel tipo di prodotto, ma desiderare che un'azienda fallisca per un inciampo, per due inciampi, per una serie di errori o di prodotti non all'altezza delle aspettative è sbagliato, è, se vuol dire, da stronzi, è da stronzi, perché non solo ci sono delle persone dietro che hanno comunque fatto il massimo di quello che potevano fare e di quello che magari i fondi a loro disposizione gli permettevano, oppure dei tempi a loro disposizione, cioè hanno fatto il massimo rispetto ai tempi che avevano per farlo. Possono succedere tante cose durante la corsa al lancio di un titolo, tante cose che possono cambiare le prospettive di successo del medesimo. Però scagliarsi contro chi tutto sommato si è fatto un culo così per produrre qualche cosa e desiderarne il fallimento è sbagliato. Io posso desiderare che un gioco non abbia successo perché lo ritengo brutto, quindi per me non merita successo un gioco, ma da qui a dire quello suo deve fallire, cioè c'è un accanimento che non è totalmente irrazionale ed è sbagliato. Ripeto, non è un discorso che dovrebbero fare degli adulti nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. È un po' come dire: sei uno stronzo, spero che tua madre muoia. È questo, è questo praticamente è questo il concetto. Quindi cerchiamo di essere un pochettino più maturi anche da questo punto di vista e cerchiamo di sostenere, non necessariamente acquistando un gioco che non ci piace, perché anche quello è una minchiata, non mi piace, non lo compro, però quantomeno sostenere un team, non accanirsi su un team che ha possibilità di riscatto, perché c'è sempre questa possibilità e fortunatamente c'è un ambiente che vive di creatività, fortunatamente. O poi è chiaro che se in anelli una serie di fallimenti naturalmente arrivi a quel punto lì, ma non te lo devo augurare io, ripeto, perché sarei uno stronzo. Xifos 91 si è appena abbonato a Twitch Prime, grazie Xifos, grazie. Io sono d'accordo con te al 90%, ma se è un modo di pensare che è sbagliato, vedi, ehi, la sua politica è far pagare qualunque cosa. Sì, ma il publisher ragiona in ottica business. Se tu desideri, cioè il publisher è un'azienda che ha come primo obiettivo il guadagno e ragiona in ottica business. Se tu non vuoi sostenere quell'ottica lì, non acquisti un prodotto. Ma non dici voglio che fallisca, perché se vuoi che fallisca
determini la chiusura e il licenziamento di centinaia di persone, tu te la devi prendere con il peccato, non il peccatore. Ok? Cioè, in questo caso te la devi prendere col peccato, non il peccatore, perché vai a influire sulla vita e sul benessere anche psicofisico di tante persone. E ripeto, non è razionale. Non è razionale. Se tu non vuoi comprare un gioco, non lo compri, e non lo devi comprare per fare un favore a nessuno. Te la prendi col gioco, dici: questo gioco mi fa cagare, non mi piace, non lo voglio, non... quello che ti pare è figlio di un processo di sviluppo sbagliato per tanti versi. Ma non dici: spero che quello sviluppatore fallisca o spero che quel publisher fallisca, perché non c'ha senso. O poi, infatti, come dice Rambo, in generale desiderare il male altrui per una cosa che... Raga, desiderare il male altrui per un oggetto di intrattenimento, ok? È come se vi tirano una manciata di coriandoli e accoltellate chi ve l'ha mannati. Cioè, ve l'ha tirata. È una reazione eccessiva. È un prodotto di intrattenimento. Cioè, noi della community videoludica ci accaloriamo molto. Ed è giusto. Cioè, è giusto perché vuol dire che c'è passione. Però delle volte dovremmo saperci anche molto moderare. Perché è bello quando io litigo, che ne so, con Robby Quagliana, che sta in chat con me. Litighiamo perché lui pensa una cosa e ne penso un'altra. Ma litighiamo in termini amicali. Gli dico: sei stronzo. Lui mi dice: Suca. Che tra l'altro lo dice spesso. E si finisce con una risata. Ma non gli dico: vabbè, adesso esco e te vengo a menà. Capisci? Si esce un po' dal... E purtroppo è una tendenza all'accanimento che molta una parte consistente della community videoludica c'ha e ci squalifica, perché magari è una porzione molto vocale, ma sono quelli che fanno più rumore che creano che definiscono paradossalmente un'intera categoria. E questo vale per tutto, vale per tutto. Ciao Thomas, tanto tempo che non ci sentivamo, sono felice che tu stia qui in chat con noi. Adesso leggo Diego Longo che scrive un tema. Il trio nominato Maccio, Aldo, Giovanni e Aldo. Esatto, sono Sasha, è quel titolo lì, quel trio lì. Solo che questa è una coppia. Grazie Renir, grazie. E saluto a tutti, ovviamente. Salve Salvino Turbo Boys. Oggi una piccola considerazione su Stadia. Sempre togliendo di mezzo il pensiero esageratamente avveniristico. Non cambierà tutto nel giro di 2-3 anni, magari 5-10 sì. Sono d'accordo. Non pensate che Google sia in una posizione di reale vantaggio rispetto alle altre? Non parlo solo di infrastrutture, ma di monetizzazione, della quale si è parlato stranamente un po' poco. Il sistema di monetizzazione prediletto di Google è sempre stato l'utilizzo dei dati e la loro vendita. E tramite Stadia Google avrebbe accesso a una mole di dati enorme, ore di gioco, generi preferiti, giochi della settimana preferiti, frequenza, eccetera, eccetera, che verrebbe automaticamente associata al nostro account Google, con cui navighiamo tutti i giorni tramite Chrome e usiamo per i più disparati motivi. Qui già ci metto un inciso. Anche Steam lo fa, sappilo, ed è un colosso quasi monumentale, è quasi un monopolio in questo momento. Poi Epic sta lì che cerca di rosicchiare e magari esce anche efficacemente, ma è una cosa che già esiste. Esiste dappertutto, esiste quando vai a comprare su Google Play, esiste quando vai a comprare su Apple Play, e Google non ha veramente bisogno di quei dati aggiuntivi, visto che qualsiasi cosa tu fai su Google è già nel loro database. Cioè, chiariamo una cosa: Google è, se dovessimo trasformare internet in un'entità corporativa, tutto l'internet probabilmente sarebbe Google, ok? È comunque una società da 800 miliardi di dollari, se non di più. Insomma, quindi non è che li fa così solo con... ci sono tante cose che fanno guadagnare Google.
Questa soluzione automatica avvantaggerebbe tantissimo l'azienda della modernizzazione dei dati, fattore ufficialmente utilizzabile da Microsoft, che rasenta l'impossibile per Sony. Tutto ciò avvantaggerebbe Google, che potrebbe proporre prezzi più aggressivi, che unite la qualità tecnica e l'infrastruttura darebbero in mano la sufficiente a Google prima ancora della partita. Ripeto, tutte cose che può fare Google già adesso. Già adesso, secondo me. Il detto era sempre che è difficile entrare in competizione con Microsoft e Sony nel mondo del gaming, ma non è che invece è Sony che deve entrare in competizione con Google e Microsoft. Secondo me potremmo vedere tolto lo scettro di regina al mercato presso a Sony, anche 5-7 anni potrebbero essere sufficienti. Voi cosa ne pensate? Non per questi motivi. L'utenza, cioè, se da quella base lì, ma che ripeto, non proviene da Stadia. Non proviene dal fatto che Google è una realtà molto più che capillare, ok? È la quotidianità di quelli che frequentano internet. Quindi, se ha la possibilità di muoversi meglio dal punto di vista della commercializzazione dei propri servizi e della monetizzazione, è sicuramente una cosa a loro vantaggio, ma per come funziona il mercato del gaming, non credo che Sony sia necessariamente in uno svantaggio tale da ritrovarsi in difficoltà o perdere il suo scettro. Non per questo motivo. Poi magari la mia è una valutazione superficiale, ci può stare, non sono un tecnocrate o un esperto di mercato, micromercato, macromercato. No. Però questa è la mia percezione, te la presento come tale. E un'altra piccola considerazione che potete pure evitare se vi ho già scassato troppo. Sentendo Mr. Bruni, che sono io, avallare l'ipotesi di una service war nel futuro piuttosto che una console war, se i servizi, sempre parlando di uno scenario non vicinissimo nel tempo, saranno basati sul cloud, la qualità del servizio del cloud non è basata sulla quantità di tecnologia che si possiede, piuttosto che su un'offerta ludica come mercato tradizionale? Mi spiego meglio, il monopolio di Google e magari anche Microsoft potrebbe essere dato da una qualità del servizio altissima, ma ancorata alla quantità e alla distribuzione dei data center dorsali, delle cosine che non si acquistano da un giorno all'altro in tranquillità. Vi sono investimenti di molti miliardi che le suddette aziende sfruttano anche per motivi non ancorati al gaming. Come può un'azienda terza provare a entrare in competizione? Probabilmente l'investimento e il rischio saranno talmente inaccessibili da rendere impossibile la competizione. Un po' la stessa cosa successa col monopolio dell'e-commerce di Amazon. Voi che ne pensate? Allora, quest'ultimo punto è più sensato. Cioè, per quanto mi riguarda è più sensato. Se parliamo di interazione tra realtà, tra hardware fisico e cloud computing, Sony è in svantaggio. Perché ovviamente la possibilità di distribuzione dei data center e di messa a regime di hardware dedicati a questo genere di task per Microsoft e per Google è un investimento, cioè è un investimento più sostenibile e più semplice da mettere in piedi. Sony è chiaramente un'entità corporativa ben più piccola rispetto agli altri due colossi e non può, per come la vedo io, permettersi di costruire data center in tutta Europa, in tutta America, in tutto il Giappone, in tutta l'Asia, non può permettersi di fare questo. E insomma, è chiaro che stabilendo, diciamo, con l'aumentare della rilevanza del cloud computing, ecco, effettivamente da questo punto di vista vedo in questo momento Sony un po' più in difficoltà, ok? Però c'è tanto che magari non so, c'è tanto che non so in generale, però da questo punto di vista magari mi sbaglio, magari ha lavorato dietro le quinte in modo da avere comunque un servizio in grado di essere efficiente in relazione alle caratteristiche della prossima generazione di console, oppure ha deciso di comporre un hardware così sorprendente dal punto di vista della potenza di calcolo da avere bisogno solo in parte di un sostegno in termini di cloud computing. Poi bisogna vedere com'è il prezzo al dettaglio, però tante cose possono succedere. Adesso viviamo un momento di interessante densità speculativa. Perché
Abbiamo da una parte uno Stadia che per il momento è solo una cosa complementare, ma potrebbe diventare qualcosa di più. Microsoft che sta lavorando e potrebbero essere anche vere le supposizioni circa il memo interno andato dicendo loro hanno fatto questa cosa qui, sono stati bravi, ma noi saremo più bravi all'E3, daremo la botta. Quindi magari loro hanno comunque creato una realtà simile in grado di offrire non solo cloud computing, magari tramite Game Pass anche una piattaforma per il gaming on demand. Tante cose sono possibili in questo momento e io non vedo l'ora di vederle. Sony, ripeto, nel futuro non prossimo ma più distante. Partendo da questo presupposto di ibridazione tra servizi di rete e servizi in cloud e servizi e videogioco fisico e console fisica, è quella lì che forse ha un po' più di difficoltà, senza forse, è quella che ha più difficoltà perché il servizio di PlayStation Now è una cosa diversa dal cloud computing. È una cosa pensata in maniera diversa e probabilmente non sarà integrata allo stesso modo rispetto a xCloud o rispetto a quello il servizio di Google Stadia. Però, ripeto, potrebbe anche nascondere delle sorprese. Vediamo un po'. È chiaro che sì, lo ribadisco ancora una volta. In questo momento, tra i tre, sembra quella lì con meno possibilità, e lo è, perché comunque, ripeto, come dimensioni aziendali è più ridotta, di creare un servizio con data center distribuito ovunque, perché sono delle spese incredibili in termini sia di investimento di partenza che poi di supporto. Azure è molto superiore a Google Cloud. Sì, ma tu ancora non hai provato Stadia. Tu hai provato Azure. Vediamo, ripeto, Alex Pozzi, adesso una tua, come le mie supposizioni, d'altronde, cioè hanno lo stesso valore perché di fatto nessuno ha visto, nessuno ha assistito ancora all'esordio pubblico di Stadia. E non credo che i data center siano ancora a regime in questo momento. Quindi vediamo. Quello disponibile per le aziende, senza dubbio. Ma anche perché Azure hanno investito una quantità incredibile di tempo e di risorse in ricerca e sviluppo da più tempo rispetto a Google e con una base di preparazione ingegneristica e di conoscenza anche della specifica piattaforma. E di rapporto col pubblico, quindi con tanto know-how anche empirico, che ovviamente ha un suo peso. Quindi sì. Tra l'altro, c'è l'ultima domanda che è di Vibera25. Ciao ragazzi, ora che è uscito da un po' l'indie The Messenger, uscirà Cyber Shadow dai creatori di Shovel Knight. Secondo voi sono giochi molto simili? No. No, nel senso, sono entrambi action a scorrimento orizzontale, probabilmente con elementi di platforming, chiaramente, ma anche di Metroidvania. Solo che Cyber Shadow è molto più vicino a Ninja Gaiden, l'originale, cioè gli originali, mentre The Messenger parte da lì, ma crea delle dinamiche completamente diverse, con passaggio da 8 a 16 bit, ovviamente fittizi, che innescano le caratteristiche quasi da Metroidvania del gioco, e con una narrazione, e questa è una cosa che non posso sapere di Cyber Shadow, ma lo suppongo da quello che ho visto, una narrazione che gioca con la quarta parete, è molto ironica, è molto sopra le righe, è molto interessante anche. Quindi sono titoli diversi. Così a naso, The Messenger per me è una roba che va recuperata assolutamente. Assolutamente.
Ragazzi, io vi dico una cosa, Saggi, Alex, Giovi, SC, in questo momento, prima che i servizi impattino il pubblico, è difficile e non particolarmente fruttuoso fare confronti in termini di valore e di funzionalità e di qualità, perché ci sono sicuramente tante variabili di cui non siamo a conoscenza e, ripeto, a parlare saranno i test, ma neanche necessariamente quelli della prima ora. Cioè, quando i servizi saranno pienamente a regime, quindi quando si sarà superato lo scoglio inevitabile perché ci sarà dei problemi della prima ora, degli inciampi, degli imprevisti, lì si potrà sentire il pozzo della situazione. E la prossima generazione ci dirà tanto di quello che sarà il futuro, ma di quello che sarà il futuro anche in termini di gaming on demand e di cloud gaming. Quindi in questo momento è inutile dire questa cosa ucciderà quest'altra, quest'altra ucciderà quest'altra esisterà per sempre, quest'altra non esisterà più, oppure dire questo è meglio di questo è meglio di quest'altro, perché la storia ci insegna che tanto spesso queste valutazioni a priori sono delle cagate cosmiche o comunque si rivelano esserlo. Quindi aspettiamo e vediamo, applichiamo il precetto di San Tommaso e finché non vedo non credo, e vediamo un pochettino come si comporterà. Io non ho nessuna preoccupazione in questo momento, perché è molta più l'eccitazione per quello che potremo vedere giocare nella prossima generazione, a prescindere dalla piattaforma, a prescindere dal servizio. A me piacerebbe trovare tutto su tutto, e è una visione proprio entusiastica e quasi bambinesca, cioè che di avere su PlayStation 5 sia l'accesso a Game Pass, sia l'accesso a Stadia, sia l'accesso a PlayStation Now, e su tutte le piattaforme la stessa cosa. Non è una logica di mercato sostenibile, siamo d'accordo, probabilmente non sarà così, anche se Stadia potrebbe rivelarsi un po' più trasversale del previsto, spero che si riveli più trasversale del previsto, però in questo momento dobbiamo ancora capire come si muoveranno tutti. E come dice Saggi, se comunque ci sarà un passo avanti tecnologico importante e sfaccettato, perché che riguarda sia l'hardware, sia il cloud computing, sia il gaming on demand, quindi lo streaming dei giochi, a vincere in ogni caso, anche solo per l'accessibilità e per la varietà del tutto, saranno i giocatori. Vediamo che succede. Ale, hai visto il trailer mostrato da Sony al PAX con le sue esclusive? Però manca solo Death Stranding qui il montaggio, francamente la cosa mi preoccupa. Non ti preoccupare, Gio. Allora, io ho finito le domande sul thread, abbiamo ancora 8 minuti, ce la siamo presa bella trova, è stata una bella 2 ore, bella rilassata, tranquilla, è andata bene, tutto sommato è andata bene. Avete altre domande? Vogliamo parlare di qualche cosa che famo sto weekend? Voi che fate sto weekend? Io mi corico e penso di morire, insomma, così, tra qui e le prossime 2 giornate, però, insomma. Ale, ho appena finito Shadow of the Tomb Raider, senza fare spoiler vari, vedendo il finale, che possibilità vedi che in un remake di Tomb Raider 2 pensi che Square abbia intenzione di continuare la saga, considerando che ora la trilogia appena finita è chiaramente un prequel, è possibile vedere Tomb Raider 2 in salsa moderna? Credo che Square abbia intenzione di continuare la saga, sì, ed è possibile. Ed è possibile. E secondo me è una buona direzione. Ovviamente con tutte le innovazioni di cui ha bisogno quella formula lì, e novità, e soprattutto la creazione di un contesto che abbia delle peculiarità riconoscibili, ok? Anche dal punto di vista narrativo. Se oggi ha detto don't worry. Don't worry about a thing. Sta giocando a Sekiro. Io trovo che sia un capolavoro di From enorme. Sono Sasha, ci ho giocato
qualche ora, non sono andato avanti, non ho la peace of mind per giocarcene in questo momento, tanto tempo da dedicargli, lo riprenderò probabilmente più avanti. Sono innamorato della direzione artistica profondamente, e il gameplay ho capito tante delle considerazioni fatte da Francesco, tantissime, mi accordo al 100%. Matt Geralt, Ale, ma secondo te questo fantomatico evento Sony quando lo farà? Prima o dopo il periodo E3? Prima. Ale, ma tu sei andato con la barba? Sì. E sono uscito coi piedi in basso. Mi hai mischiato la febbre a distanza? Hai visto il nuovo trailer di Wolfenstein Youngblood? Sì, Giuseppe. E molto daglie, carico. Ale, ma che giochi pensi che farà lo studio di Stadia, che fa anche abbastanza ridere? Pensi che faranno AAA oppure cavolate varie? No, cavolate riempitive è un concetto che non riesco proprio a elaborare. Diciamo, oppure roba indipendente, mettiamola così, roba un po' più indipendente. Pensi che lo studio sia partito ora da zero o magari nascosto era già qualche anno? Ma guarda, Jade Raymond ha cominciato a collaborare con lo studio non tanto tempo fa. Sicuramente qualche idea già ci sta, perché avranno comunque creato un team prima di decidere chi avrebbe dovuto gestirlo, indirizzarlo, avranno comunque costruito un team. Credo che punteranno, abbiano comunque in programma di fare un AAA, e credo che abbiano in programma un AAA che punti molto sulle caratteristiche di potenza di elaborazione praticamente infinita offerta dai data center di Stadia. Io, se fossi loro, per sbattere tra virgolette il nervo sul tavolo dell'industria, farei questo. Ale, ho recuperato ed è iniziato la settimana scorsa Mass Effect Andromeda. Te che ne pensi? Rispetto a tutto il casino che ho letto in giro, non sembra così malvagio. Io l'ho recensito e gli ho dato 8,5. Quindi non penso manch'io che sia così malvagio. Penso che sia uno dei classici casi in cui il vero peccato di un titolo, il più grosso peccato del titolo, perché ce ne stanno anche altri, ma il più grosso peccato del titolo, di un titolo, è essere secondogenito. Cioè avere l'esempio di qualcuno che è venuto prima, che purtroppo rimane in qualche forma irraggiungibile e ha segnato l'immagine del pubblico in un modo molto molto preciso. Rennir, il risultato purtroppo deve passare concorso perfetto. Credo che debba, quello lì in particolare, credo che debba passare da Nintendo, se non sbaglio. Quindi in ogni caso tutti i concorsi hanno necessità di essere poi controllati e vagliati dal notaio dei monopoli, e quindi hanno dei tempi che possono arrivare anche a sei mesi dopo la scadenza del concorso, quindi purtroppo siamo legati a quei tempi lì. Lello 10X, Ale, ma secondo te questo silenzio da parte di Sony non è tempo di darsi un cambio di strategia repentina per la next gen? Cioè si è accorta di aver studiato male la next gen rispetto agli altri competitor e corsa ai pari? No, ormai non è più... A parte che non c'entra nulla per quanto riguarda lo show off, la presentazione dei titoli, perché quello rimane un settore separato tra virgolette lo sviluppo hardware dal punto di vista della comunicazione, e comunque anche se fosse successo qualche cosa, e secondo me non è così, che non è stato così, sarebbe comunque troppo tardi per correre ai ripari. Quindi hanno un piano, lo stanno seguendo, stanno cercando di fare il meglio con le proprie risorse, e io sono fiducioso comunque. Ale, quanto vuoi pagare il mutuo in Animal Crossing da 1 a 10? Io ho bruciato la cartuccia. Ho bruciato la cartuccia dopo... quando mi sono reso conto che era tipo un anno che non lo mettevo, l'ultimo capitolo per 3DS, ho bruciato la cartuccia e ho detto io non lo voglio mai più vedere Tom Nook. Mai più. Lo so che tanto... sta lì, a parte saranno morti tutti, ma sarà lì pronto a farmi del male. È un cattivo, ragazzi, è un antagonista, è il cattivo più cattivo di Nintendo, Tom Nook, cioè, tenere a mente sta cosa. 2 ore di Ale, Gamlock.
recuperare, ma avrei bisogno di una pazienza. Siamo quasi 900, 920. Ragazzi, dai, tutto un numeretto interessante per un Q&A con la mia persona di 2 ore. Io vi ringrazio anche. Tra l'altro sono le 5 e io devo lasciare, anzi inizia alle 5:30 a schiacci. Però insomma cerco giusto un altro paio di domande e poi chiudiamo. A proposito di Square, purtroppo la vedo nera per un eventuale nuovo Deus Ex a causa dell'addio di JJ Belletet, come si pronuncerà? Vabbè, comunque, come direttore creativo, so che una persona sola non fa il gioco, ma quel tipo l'ha praticamente ideato tutte le ambientazioni e installazioni d'arte fighe che c'erano nei due Deus Ex recenti. Effettivamente è un brutto colpo, ma non sono preoccupato del nuovo Deus Ex per quell'abbandono lì, sono preoccupato del nuovo Deus Ex perché fatico a capire la direzione nella quale si sta muovendo Square dal punto di vista del controllo qualità, dal punto di vista della strategia produttiva, dal punto di vista del modello di business in alcuni casi. Faccio un po' fatica. Belletet, con la E apertissima, Belletet. Ok. Vediamo un po'. A me piaceva il vecchio Wolfenstein sotto leggi da Bethesda, si prende troppo sul serio, ha cannato completamente il multiplayer, scelta in my honest opinion, che non ha senso nel mercato attuale, infatti poi non vanno benissimo. In che senso? Vecchio Wolfenstein, il corso pre-Bethesda? Quindi prima di Machine Games, per intenderci. A me non mi pare si prenda troppo sul serio, anzi mi sembra che abbia i suoi momenti, sia momenti pulp che momenti super ironici, dei siparetti veramente fuori di testa sopra le righe, e onestamente mi è piaciuto molto il lavoro che hanno fatto con la serie sotto Bethesda. Poi ripeto, rientra nel gusto personale, rientra assolutamente nel gusto personale. Saggy Pink, sai che io mi ha davvero sorpreso per la sua ambientazione. Non dico niente per spoiler, ma è davvero tanta roba. Tanta roba. Devi migrare, finito alla fine. No, lo finirò con voi in live la settimana prossima, si spera. Cercherò di esserci lunedì perché poi avrò altri impegni all'estero. Mancherò per 2 o 3 giorni. 3 giorni, credo. Comunque le speculazioni sul futuro neanche vicinissimo si fanno perché è divertente farlo, ovvio che sono solo speculazioni e nessuna certezza, è bello trastullarsi la mente immaginando come possono evolversi le cose. Sì, è bello. L'importante è che non... sono d'accordo, cioè io sono... voi sapete che personalmente vivrei solo delle mie lucubrazioni mentali, proprio smetterei di nutrirmi, mi concederei esclusivamente a visioni oniriche di minchiate che non succederanno mai. Però... l'importante è che non si generino conflitti per questo, perché purtroppo, di nuovo, in ambito videoludico è un attimo passare da una prospettiva analiticata. È un secondo, quindi... Ale, pensi di portare in live Visage? Non credo, almeno non è attualmente in programma, mettiamola così. Ragazzi, sono le 5:03. Io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me queste 2 ore, di avermi sopportato. Spero di avervi supportato invece io al meglio, aver risposto alle vostre domande, sia in Codal Thread che qui in chat. Vi ringrazio di nuovo, e vi mando un forte abbraccio. Noi ci vediamo settimana prossima. Buon weekend a tutti ragazzi, vi ricordo che fra una mezz'oretta ci sarà la beta di Mortal Kombat 11 con Schiacci Sempre,
che penso sia ormai diventato un mega esperto cosmico del titolo. E poi alle 21 ci sarà Apex Legends con Nade. Ragazzi, di nuovo un abbraccione.